firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella gioia per dedicare a Dio questo nuovo altare e riaprire al culto questa Chiesa con la celebrazione del sacrificio del Signore. Partecipiamo interiormente ai sacri riti, ascoltando con fede la parola di Dio e comunicando alla mensa eucaristica, apriamo i nostri cuori alla beata speranza. Convocati per la Santa Assemblea intorno all'altare, ci accostiamo a Cristo, pietra viva, per crescere in Lui come Tempio Santo. Supplichiamo anzitutto il Signore Dio nostro, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in penitenza e nel ricordo del nostro battesimo, e poi verrà sperso anche il nuovo altare. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici e santifica quest'acqua che verrà aspersa su di noi e sul nuovo altare, perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e altare vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti intorno a questa mensa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santificato. Maria mia,
sarò santificato. Dio Padre di misericordia, al quale dedichiamo in questa terra il nuovo altare, perdoni i nostri peccati e ci conceda di offrirgli un giorno il sacrificio di lode sull'altare del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione dello Spirito, per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte. Piegatevi invece a quelle umili. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Una voce, il mio diletto. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia, mia tutta bella, e vieni, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Maria si mise in viaggio, sollecita, verso la montagna. Alla voce del tuo saluto, Elisabetta trasalì di gioia. Con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La liturgia che stiamo celebrando ci invita a ricordare quell'evento che la pagina del Vangelo ci ha appena descritto. Dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, tu diventerai la madre del Figlio di Dio, Maria si mise in viaggio e andò a trovare la cugina Elisabetta, anche lei incinta di colui che sarà Giovanni il Battezzatore, Giovanni Battista. E quando Elisabetta accoglie Maria nella sua casa, il bambino sussultò di gioia nel suo grembo, dice l'Evangelista, Elisabetta saluta la cugina e le dice: «Beata, fortunata tu, perché hai creduto a quello che il Signore ti aveva detto». Se noi ci riflettiamo un momento, vediamo che quella la possiamo definire la prima processione della storia. Maria porta Gesù. E quella processione non si è più arrestata, non ha più avuto termine. Nella storia e nella fede del popolo cristiano, Maria è colei che porta Gesù. Ed è manifesta la missione materna che ha ricevuto ai piedi della croce, quando Gesù le ha detto: «Donna, ecco tuo figlio», indicando nell'Apostolo Giovanni tutta l'umanità. Da quel momento Maria non ha cessato più di essere madre. Continua a presentare e ad offrire il suo figlio Gesù a tutti coloro che lo vogliano accogliere. Se noi guardiamo l'affresco che presiede a questa nostra assemblea, vediamo che plasticamente si ripete questo gesto. Maria presenta Gesù, presenta il suo figlio e lo dona a tutti noi. Dunque una processione che attraversa i secoli, che giunge fino a noi questa sera. Ed è bello pensare che noi siamo qui, inserendosi in quella lunga teoria di persone che da 5 secoli venera la Madre del Signore in questo luogo. Lo abbiamo voluto indicare, questo fiume di pellegrini, anche percorrendo noi, con la preghiera del Rosario, quest'ultimo tratto di strada per avvicinarci qui alla Chiesa. Ci inseriamo in questa grande teoria di gente che viene qui a ricevere il dono di Maria. E Maria continua a donarci Gesù. Se voi vedete nella immaginetta che è stata distribuita, noi diciamo proprio questo. Noi ti lodiamo e ti veneriamo con il dolce appellativo di Madonna delle Grazie, perché da te abbiamo ricevuto la sorgente di ogni grazia, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Gesù è la grazia che Dio ci dona attraverso Maria, perché Gesù è la sorgente di ogni grazia. Gesù è colui che si fa pane di vita e per questo noi consacriamo quest'altare questa sera, dove il pane e il vino saranno trasformati nel corpo e nel sangue del Signore. E da dove Maria continuerà a nutrire il popolo cristiano, donando il suo figlio, parola di vita e pane di immortalità. Per questo siamo qui sotto lo sguardo della Madre. E la nostra preghiera continua. In te ammiriamo colei che è stata la prima dei discepoli. Infatti Elisabetta glielo ha detto:
Beata tu perché hai creduto. Tu sei stata custode sollecita della parola di Dio. È bello pensare a tutte quelle raffigurazioni che raccontano la scena dell'Annunciazione, dove si vede l'angelo che parla a Maria, che ha in mano un libro, il libro della Sacra Scrittura. Maria meditava tutte quelle cose conservandole nel suo cuore. Poi tu sei stata docile alla voce dello Spirito. Qui ci vuole una S maiuscola, perché si parla dello Spirito Santo. Maria è stata attenta e generosa nell'accogliere l'invito di Dio, perché lo Spirito Santo la sosteneva. Beata perché hai creduto, gliel'ha detto Elisabetta. E poi sei stata esaltata fra gli umili della terra, anche qui nel cantico che Maria ha pronunciato. Ha guardato alla mia piccolezza, alla mia semplicità e ha fatto in me cose grandi. Sei stata fedele ai piedi della croce. Tutti gli apostoli si erano allontanati. Qualcuno aveva addirittura tradito Gesù. Soltanto Maria, insieme con Giovanni, sono rimasti fino alla fine sotto la croce. E finalmente gloriosa nella tua assunzione al cielo. Quando è stata assunta ed è stata unita a Gesù nella vittoria sulla morte. Noi lo celebreremo il 15 di agosto, Maria assunta in cielo con il suo corpo e la sua anima. È tutta la storia di questa donna, di una donna che noi ammiriamo e a volte pensiamo che sia straordinaria. Di fatto era una creatura umana come noi e ha potuto vivere seriamente la vita cristiana. È diventata dunque modello, esempio da imitare anche per noi. E per questo, dicevo, noi veniamo qui in processione, seguendo quella lunga processione. E nella seconda parte della preghiera diciamo che cosa veniamo a fare qui, che cosa veniamo a chiedere. Ricorriamo fiduciosi alla tua missione materna di intercessione e di grazia. Intercedere vuol dire mettersi in mezzo. Maria si pone in mezzo tra noi e Dio e parla in nostro favore. Quando diciamo l'Ave Maria, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte, che cosa vuol dire? Prenditi cura, sii sollecita per il nostro bene, parla in nostro favore al tuo figlio Gesù. Voi mamme, non siete continuamente preoccupate per il bene dei vostri figlioli? Piccoli, più grandi ancora, anche quando fanno i capricci, anche quando si allontanano da casa, voi li portate nel cuore. Ecco, Maria intercede, cioè non si dimentica e continua ad essere sollecita, preoccupata, agitata, come fate voi mamme, per il bene dei suoi figli, che siamo tutti noi. Per questo la tua materna missione di intercessione e di grazia. E che cosa chiediamo alla Madonna? Insegnaci ad amare Dio. Non si tratta di fare delle cose straordinarie. Si tratta di essere in sintonia con il Signore. Tempo fa un vecchio frate mi ha detto qualcosa che mi ha molto colpito, non ho più dimenticato. A Dio importa poco dei nostri peccati. Gli importa che gli vogliamo un po' di bene. Gli importa che gli vogliamo un po' di bene. E voler bene a Dio che cosa significa? Contemplare con il tuo spirito il Verbo fatto uomo, cioè restare uniti a Gesù, lui ce l'ha detto, rimanete uniti a me come i tralci sono uniti alla vite. Se il tralcio si separa dalla vite, secca. Se rimane unito alla vite, porta molto frutto. E poi riconoscere il tuo figlio e servirlo nei fratelli con la tua stessa sollecitudine. E allora abbiamo sentito San Paolo nella prima lettura che suggeriva, che consigliava ai primi cristiani che cosa fare. Amatevi gli uni gli altri, gareggiate nello stimarvi a vicenda, siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Cioè, diffondete attorno a voi il senso della vita cristiana. Provate a volervi bene e a costruire il bene, lasciando da parte quello che può separare e addirittura distruggere. Provate a volervi bene. Questo diceva San Paolo ai primi cristiani, questo dice la Madonna questa sera a ciascuno di noi. Noi siamo venuti qui in processione e Maria ci dona il suo figlio e ci rimanda in processione. Cioè ci dice, adesso tornando a casa, fate vedere che cosa vuol dire essere discepoli del mio figlio. Provate a vivere così come l'Apostolo vi ha suggerito. Provate a mettere in pratica questo, quello che il mio figlio vi dice nelle pagine del Santo Vangelo. Questo è il senso della nostra celebrazione di questa sera. E dunque, partecipando al rito della dedicazione di questo altare, e questa è per me l'occasione anche per ringraziare e dire non soltanto la gratitudine, ma anche l'ammirazione per tutti coloro che hanno contribuito a far sì che questa Chiesa si possa riaprire quest'oggi e si possa tornare a celebrare l'Eucarestia. Penso a Don Alessandro, che è stato motore di questa operazione, penso ai tecnici, agli architetti, alle maestranze che hanno lavorato qui intensamente per giungere in tempo per questa serata. Penso all'ufficio tecnico della nostra curia arcivescovile che ha seguito i lavori, ma penso in particolare poi a tutte quelle persone che sono affezionate a questo luogo. Don Alessandro mi diceva nei giorni scorsi, è come un alveare la Chiesa della Madonna delle Grazie, chi va, chi viene, chi lucida da una parte, chi lava dall'altra, chi pulisce. Vuol dire che ognuno si sente qui a casa, ed è giusto, perché questa è la casa della Madre. Allora dicevo, noi consacrando, dedicando questa sera questo altare, noi riceviamo ancora una volta il dono che Maria ci fa, il suo figlio Gesù. Lei ce lo affida, l'abbiamo visto, abbiamo guardato prima l'affresco, ce lo presenta e ci dice, io ve lo dono, io ho fatto la mia parte, io l'ho generato, l'ho messo al mondo, continuo a fare la mia parte donandolo a voi, fatene buon uso. E come facciamo? Mettendo in pratica quello che Gesù ci ha insegnato. È la missione che vogliamo raccogliere per la nostra vita di ogni giorno, nelle cose semplici e ripetitive che la costituiscono. Noi siamo chiamati a rendere presente il Signore, provando a imitare un pochino quello che Lui ha fatto, la vita che Lui ha vissuto, ripetendo le parole che Lui ha detto, compiendo quei gesti di accoglienza, di carità, di sollecitudine, di solidarietà, di perdono, che rendono feconda la vita. Chiediamo alla Madonna di esercitare specialmente questa sera per tutti noi questo suo ministero materno. Prega per noi adesso, in questo momento, con tutto quello che portiamo nel cuore, le gioie, le preoccupazioni, i desideri, le speranze, le paure, i fallimenti. Prega per noi adesso. E ottieni a tutti e a ciascuno la grazia e la benedizione del tuo Figlio Gesù. Così sia. Rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo le nostre preghiere a Dio, Padre Onnipotente, per mezzo di Gesù Cristo. Intercedano per noi tutti i santi che hanno condiviso con Lui la passione e ora sono Suoi commensali nel convito eterno. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Santa Perpetua e Felicita, pregate per noi. Santa Agnese, prega per noi. Prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Benedetto, prega
per noi. San Nicola, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. Prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Cristoforo, prega per noi. San Gabriele della Dolorata, prega per noi. Prega per noi. Santa Rita da Cascia, prega per noi. Santa Chiara della Croce, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. San Giovanni XXIII, prega per noi. San Paolo VI, prega per noi. Prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Benedici questo popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Santifica con la tua benedizione questo altare.
Ascoltaci, Signore. Ascolta la nostra supplica. Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi. Su questo altare si rendano presenti i grandi misteri della nostra salvezza. Il tuo popolo offra a te i suoi doni, esprima i suoi voti, innalzi le sue preghiere, faccia dell'altare il centro vivo della sua pietà e della sua fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre Santo, perché il Cristo tuo Figlio, nel disegno mirabile del tuo amore, ha dato compimento alle molteplici figure antiche nell'unico mistero dell'altare. Noè, patriarca della stirpe umana scampata dal diluvio, eresse a te un altare e ti offrì un sacrificio, e tu lo gradisti, o Dio, rinnovando con gli uomini la tua alleanza. Abramo, nostro padre nella fede, in piena obbedienza alla tua parola, edificò un altare, pronto ad immolarvi per piacere a te Isacco, suo diletto figlio. Anche Mosè, mediatore della legge antica, costruì un altare che, asperso con il sangue dell'agnello, fu annunzio profetico dell'altare della croce. Infine, il Cristo, nel mistero della sua Pasqua, compì tutti i segni antichi. Salendo sull'altare della croce, sacerdote e vittima, si offrì a te, o Padre, in oblazione pura per distruggere i peccati del mondo e stabilire con te l'alleanza nuova ed eterna. E ora ti preghiamo umilmente, Signore, avvolgi della tua santità questo altare, eretto nella casa della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sempre come ara del sacrificio di Cristo e mensa del suo convito, che redime e nutre il tuo popolo. Questo altare sia per noi il segno di Cristo, dal cui fianco squarciato scaturirono l'acqua e il sangue, fonte dei sacramenti della Chiesa. Sia la mensa del convito festivo, a cui accorrano lieti i commensali di Cristo e, sollevati dal peso degli affanni quotidiani, attingano rinnovato vigore per il loro cammino. Sia luogo di intima unione con te, o Padre, nella gioia e nella pace, perché quanti si nutrono del corpo e sangue del tuo Figlio, animati dallo Spirito Santo, crescano nel tuo amore. Sia fonte di unità per la Chiesa e rafforzi nei fratelli, riuniti nella comune preghiera, il vincolo di carità e di concordia. Sia il centro della nostra lode e del comune rendimento di grazie, finché nella patria eterna ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne, con Cristo, pontefice sommo e altare vivente. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare, che mediante il nostro ministero è unto con il crisma, sia segno visibile del mistero di Cristo che si è offerto al Padre per la salvezza del mondo. Salga a te, Signore, l'incenso della nostra preghiera, come il profumo riempie questo Tempio. Così la tua Chiesa spanda nel mondo la soave fragranza di Cristo. Solo tu.
te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai, gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. La luce di Cristo rifulga su questo altare e siano luce del mondo i commensali alla cena del Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra assemblea radunata nel nome di Cristo
possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti sia gradito, Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio Unigenito, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella festa della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore.
proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Renato, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
santi del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo.
corpo di Cristo. Il 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 corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il 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 corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il 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 corpo di Cristo, 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 il corpo di Cristo. Apri questo. Chi? Aspetta, vado. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Preghiamo. Ti magnifichi, o Dio, alla tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere e di invocare la benedizione del Signore su tutti voi, sulle vostre famiglie, su tutti i devoti della Madonna delle Grazie, do lettura di un decreto che porta la data di oggi, 31 maggio 2024, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. La Chiesa della Madonna delle Grazie, situata in Poreta di Spoleto,
nel territorio della nostra archidiocesi, è divenuta nel tempo un punto di riferimento spirituale e un luogo di pellegrinaggio. Infatti, fin dal secolo XVI, le genti della Valle Spoletana e i pellegrini lungo la Via di Francesco e la Via di Roma vi hanno trovato accoglienza umana e ristoro spirituale. La devozione delle popolazioni del luogo si è manifestata nel tempo anche con la cura attenta assicurata alla Chiesa e soprattutto in un fedele e costante convenire per affidare alla Madre di Cristo e della Chiesa gioie e dolori, fatiche e speranze. Desiderando dunque dare un assetto canonico alla Chiesa che ne evidenzi il carattere di luogo di pellegrinaggio e punto di riferimento spirituale, visti i canoni 1230-1234 del Codice di diritto canonico, erigiamo in santuario mariano la Chiesa della Madonna delle Grazie in Poreta di Spoleto. Eccellenza, prima di leggere insieme la preghiera, non sapevo nulla, quindi i devoti della Madonna delle Grazie hanno scritto due righe, se qualcuno viene a leggerle. Vorremmo ringraziare Sua Eccellenza, Arcivescovo Renato Boccardo e Don Alessandro per il fondamentale supporto e la paterna sollecitudine con cui hanno sostenuto nel corso di questi anni la ricostruzione di questo luogo, curando altresì che fossero garantiti momenti di raccoglimento e preghiera attorno a questa chiesa, piccolo gioiello nascosto tra il verde della campagna umbra. Dunque, da mantenere sempre viva in noi tutti la devozione verso la tanto cara Madonna delle Grazie. Questo luogo, così raccolto, così intimo, così autentico, torna a vivere come luogo di preghiera e devozione, che ora, rinnovato nella sua bellezza, tuteleremo e preserveremo quale polo di riferimento per la nostra Pievania e la diocesi intera. Averci concesso il dono di riabbracciare questa chiesa in tutta la sua trascendente bellezza ci riempie il cuore e gli occhi di gioia. Rappresenta infatti per noi fedeli un luogo di spiritualità ineguagliabile, dove la nostra fede si amplifica alleggerendo i nostri corpi dalle fatiche della quotidianità e restituendo alla nostra anima serenità e pace. Laura e tutti i devoti. Abbiate pazienza, ma ho dei doveri a cui non posso esimermi, ma che volentieri compio. Innanzitutto ringrazio il buon Dio che ci ha dato questa sera e soprattutto la Vergine Maria, Eccellenza, che in questo luogo da secoli, come ha detto lei, si è mostrata come nel Vangelo quella che ha cura, no? del bambino Gesù. Il miracolo è semplice, no? Cioè Maria che cura il bambino, lava i vestiti, no? E lo custodisce. Mentre stava a mettere a posto le sedie, Eccellenza Salvatore fa: vado a casa a custodirmi perché dopo devo venire alla messa. Da noi custodire un figlio significa non lavarlo, no, pettinarlo, baciarlo, abbracciarlo. Ecco, sentiamo qui la custodia di Maria, no? La cura di Maria. Proprio Maria che non ha parlato, non ha detto nulla, curava, custodiva il bambino Gesù. E come cura e custodisce il bambino Gesù, ce l'immaginiamo da piccolo, no? Che lo imboccava, lo lavava, lo metteva a posto le cose, lo accompagnava, lo accarezzava. Ecco, questo è il luogo della carezza di Maria. Questo è il luogo della custodia di Maria.
Tante volte, Eccellenza, no? Abbiamo sentito visioni, convertite, dice... ecco, questo è il luogo in cui, come ha detto bene lei, è la madre che ci prende in braccio come quel bimbo lì e ci cura, ci accarezza e ci custodisce, perché ci vuole bene, non perché ce lo meritiamo, e non perché ce lo meritiamo. E la gente l'ha capito, Eccellenza. E questo luogo viene per trovare pace, l'hanno detto loro adesso. E allora voglio soltanto ringraziare la Madonna, ma lei, Eccellenza, che quando ha detto vai a San Giacomo, se si ricorda di te, Eccellenza, va bene, però mi aiuti a riaprire il santuario delle grazie. E grazie, perché ha mantenuto la promessa e con entusiasmo, devo dire. E allora non solo riapre, ci ha dato la forza di riaprire il santuario, che veramente ha messo tutta la sua parte, ma addirittura è stato possibile, un po' con la digna mia, è vero, ma anche mettere a posto la casa, e la Madonna ha aperto la sua strada, che veramente è il luogo della custodia, della cura, Eccellenza, della carezza di Maria per la nostra chiesa, per la nostra comunità, per i nostri giovani, per i pellegrini che passano qui tutti i giorni, Eccellenza, come nell'antichità. Ecco, veramente avviciniamoci a Maria con questo. Allora la preghiera che noi, devoti della Madonna delle Grazie, invochiamo su di lei, che veramente Maria lo benedica, lo custodisca, lo curi come un figlio prediletto e lo accompagni. Ecco, gli dia consolazione lungo il suo ministero, che sicuramente non è facile. Ecco, la Madonna veramente lo tenga in braccio e lo guidi. Poi devo fare tutti i ringraziamenti, ma qualcheduno sicuramente me ne scordo, abbiate pazienza. Devo ringraziare innanzitutto tutti i tecnici che hanno avuto una gran pazienza, come da Raffaele Serangeli, Sara Zeppadoro, la famiglia Zeppadoro, che è veramente molto vicina ai devoti della Madonna delle Grazie, Alessio Bellini, e sicuramente qualcuno me ne dimentico, ma si è visto che anche loro qua dentro hanno trovato qualcosa di diverso. In modo particolare voglio ringraziare la ditta Granieri e Maurizio, che non solo fanno il loro lavoro con capacità, con dedizione, ma è difficile oggi vedere le persone che fanno il loro lavoro con passione. Io ho visto i miei tecnici, la mia ditta che ha fatto questo lavoro, non solo come a opera d'arte, ma con passione. E gli voglio dire grazie e ringraziamolo, perché è un dono raro questo. La Madonna anche loro ricompensi e benedica. Un altro che un giorno sì, un giorno no, gli telefono lo scomodo e gli dico un grazie particolare, è Simone De Santis, Eccellenza, il suo responsabile dell'ufficio tecnico. Grazie a lui, veramente, tante cose abbiamo spostato, tante cose ha fatto, e lo so che ci tiene anche a questa chiesa, è rimasto a bocca aperta ogni volta che è venuto, ha visto la gente che girava, e gli dico grazie, veramente, la Madonna custodisca lui e tutta la sua famiglia. La Madonna, come dite voi santesi quando passano, no? La Madonna di paghi, ecco, la Madonna veramente paghi come solo lei sa fare, tutti i benefattori, i devoti della Madonna delle Grazie. Eccellenza, non c'è stato un giorno che in questa chiesa non c'era un lume acceso, un fiore davanti all'altare della Madonna, non c'era un giorno. E questa è una grande fede. Questo è veramente il cuore della nostra fede, l'hanno detto loro, ma veramente anche dentro e fuori. Ogni giorno si poteva venire a celebrare la messa, perché era tutto a posto. La Madonna lavava i panni a Gesù bambino, i devoti hanno sempre lavato la propria chiesa, l'hanno custodita, tagliato l'erba, acceso il lume. Prendiamoci cura veramente, gli uni degli altri come degli edifici. Noi siamo il culto, l'edificio santo di Dio. Impariamo da Maria, seguiamola, fate quello che Gesù ci dice di sempre. E questo santuario allora sia veramente il cuore della nostra piovania. E già lo dico, da tutte le domeniche alle ore 18, ecco, la messa che era a San Giacomo, viene celebrata qui alla Madonna delle Grazie. E grazie al cuore, è vero, della piovania, che il mese di maggio l'ho ammattito, mi ho fatto cantare più in tutte le parti del mondo, quindi ecco. E sicuramente qualcuno mi sono dimenticato, e grazie a tutti.
Avete visto che ci vuole la Madonna per far commuovere Don Alessandro? Infatti dice, solo lei ci riesce. Abbiamo ricordato tutti e mi piace ricordare ancora insieme con voi Don Dante, che sappiamo quanto ha curato questo santuario e quanto era fedele qui nelle diverse celebrazioni durante tutti gli anni del suo ministero a Poreta, e sicuramente oggi è unito a noi con il pensiero e con la preghiera. Qui sappiamo che c'è un pezzo del suo cuore, e allora è bello che lo ricordiamo tutti insieme, che rinnoviamo la nostra gratitudine per il suo ministero e gli assicuriamo anche la compagnia e il sostegno della nostra preghiera. Ha detto che oggi non veniva per tanti motivi, ma che verrà un giorno a celebrare la messa. Benissimo. Prendiamo allora l'immaginetta con la preghiera, che questo è un altro dono, scusate, che il Vescovo ci ha fatto. Ha scritto questa preghiera in onore della Madonna delle Grazie. Ecco, mettiamo davanti tutte le nostre necessità, i nostri pensieri, e insieme all'Arcivescovo recitiamola. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi ti lodiamo e ti veneriamo con il dolce appellativo di Madonna delle Grazie, perché da te abbiamo ricevuto la sorgente di ogni grazia, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. In te ammiriamo la prima discepola della nuova legge, custode sollecita della parola di Dio, docile alla voce dello Spirito, beata perché hai creduto, esaltata fra gli umili della terra, fedele ai piedi della croce, gloriosa nella tua assunzione al cielo. E ricorriamo fiduciosi alla tua missione materna di intercessione e di grazia. Insegnaci ad amare Dio con il tuo cuore e a contemplare con il tuo spirito il Verbo fatto uomo, per riconoscerlo e servirlo nei fratelli con la tua stessa sollecitudine, fino al giorno in cui, da te accolti e accompagnati, godremo nella patria celeste della vita e della gioia senza fine. Amen. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi convenuti oggi per la riapertura di questo santuario, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Ovviamente, come sempre, c'è il rinfresco qui a sinistra della Chiesa, ma in fondo alla Chiesa c'è anche il depliant con la storia della Chiesa. Prendi anche l'altro libro.